Prima di proseguire voglio fare un giro delle nuove spille per vedere come mi trovo. Sincero, le spille su cui devi fare un fendente su Neku così sono veramente ingiocabili. Sono veramente ingiocabili. Però magari insieme alle altre spille che facciamo i fendenti possono essere utili. Fatto sta che devo far evolvere anche questa per lo spazio vuoto. Questa si evolve a livello 5 e questa si evolve a livello 6. Sono veramente ingiocabili le spille in cui devi fare il fendente su Neku, veramente. Però abbiamo digerito le patatine. Allora, prima di andare dal demone voglio vedere... Noi dobbiamo andare di qua. Ecco, questo è il percorso giusto per dire. Stavo per dire, voglio vedere i negozi se hanno qualcosa di nuovo. In teoria, al passare di una nuova settimana, forse qualcosa di nuovo si aggiorna. Tipo, qua c'è il ragazzino che gioca... Ah, c'è anche il vecchio, questo qua, che gioca a Team Pin. Gli oggetti della missione. Il livello fusione di Joshua. E cosa vuoi? Due di quelli rossi. Potrebbe essere utile. Vabbè, prendiamolo, dobbiamo stare una settimana con lui. Qua è chiusa. Allora, vediamo il demone nero cosa vuole. Come butta, giocatori? Volete che nimili la barriera? Beh, allora i coraggiosi riescono a superare il sottoscritto. Beh, solo i coraggiosi riescono a superare il sottoscritto. Ehi, carino, stai parlando con me? Esatto. Torna qui indossando dalla testa ai piedi i vestiti di Natural Puppy. Fallo e forse ti lascerò passare, probabilmente. Dobbiamo vestire Joshua col Natural Puppy. Non mi sembra di avere granché di Natural Puppy, vero? Non abbiamo nulla di Natural Puppy, incredibile. Tiè, mangiati un gelato. Dobbiamo fare probabilmente il giro per arrivare a un negozio di Natural Puppy. Vediamo se magari passando di qua arriviamo subito al Natural Puppy. Volete superare questa barriera? Cancellate i rumori che si sono impossessati delle persone di quest'area. Ok, facile. Quindi abbiamo lui e lui. Aspetta. Sì, solo loro due. Vabbè, se possiamo farlo assieme, meglio per noi. Abbiamo... Abbiamo un nuovo bastardo. Ridammi la mia spilla. Ok, uno è andato. Il prossimo. Ancora canguro e uccellini. Sai che le combinazioni d'attacco fisico con Joshua stanno andando molto bene. Il problema... Porca miseria. Il problema è che Joshua si attiva solo con i pendenti in basso. Si attiva solo facendo i pendenti in basso. Almeno Shiki cliccavi il nemico e andava subito. Abbiamo portato al massimo questa. E abbiamo ottenuto un solo metallo raro. Però se riusciamo a livellare almeno la spada, va bene, posso farcela. Devo solo giocare, punto all'oro. Vincere questo torneo è l'unico modo per ottenere la spilla dell'eroe. Ok, meglio andare al molco. È finalmente giunto il momento di usare la mia arma segreta. No, ti prego, non dirmi che devo giocare a Team Pin. C'è una specie di concorso al molco per Team Pin Slammer. Il primo premio è una spilla eroe. Puntare all'oro. Ma certo, è questo. Certamente, sembra così. Possiamo supporre che la nostra missione sia vincere quella spilla. Va bene allora, sarà meglio andare al molco. Potenziamento attacco, ottimo. E il tizio invece? Solo niente, basta. Barriera eliminata. E 10.000 yen, grazie. Tra l'altro ho scoperto che anche le spille dei soldi si evolvono, è incredibile. Ovviamente magari in combattimento non servono a nulla, però si evolvono. Tranne quella da 10.000, quella da 5.000 può evolversi, quella da 1.000 e da 500 possono evolversi. Tra l'altro venderei alcune di queste qua da 500, giusto per avere un po' di yen in più. Tra l'altro non le voglio vendere tutte perché potrebbe essere che in qualche missione ce le chiedono. Vediamo lui cosa vuole.
Ah, non parla? Serio? E non ha neanche un pensiero. Dobbiamo allora comprare del natural puppy e metterlo tutto a Joshua. È ancora viva. Per poco, che diavolo era quella cosa? Un rumore che prende di mira i demoni. Ma come? Com'è possibile? Qualcuno deve aver architettato qualcosa. Un'infornata fresca e fumante di rumori tabù. Cosa? Ma è un reato! Sento puzza di imbroglio. Il primo che scopre chi c'è dietro... Cariglia! Adesso non c'è tempo per i tuoi stupidi giochetti. Chiamiamo il quartier generale. Rumori pericolosi quindi, eh? Eccolo qua. Che tra l'altro c'ha di nuovo queste spille, ma a noi non ce ne frega. Allora, Joshua, può indossare queste robe? Grazie. Ok, questo è utile. Prendiamolo. Quando il tuo partner lo indossa, ha più tempo per maneggiare le carte fusione. Il problema è che in questo negozio le uniche cose che possiamo prendere sono questo e il cappellino. Qui invece abbiamo una nuova spilla. Colpisci Neku con un fendente, ovviamente. Può evolversi, si evolve sia combattendo sia lasciandola da parte. E non abbiamo nient'altro di utile. Nucleo di fiamme. Colpisci Neku, lancia una sfera di fuoco in quella direzione. I danni a contatto, le sfere rimbalzano sui muri e sui nemici. Può essere più interessante di quella che abbiamo adesso. Se mi rimane qualcosa di soldi la prendo. Questa allunga la durata degli effetti negativi di risucchio FP sui nemici. E vuole 5 metalli rari. Metalli rari li prendiamo facilmente. Mia, posso andare di qua? No, perfetto. Proseguiamo a Molko allora. E dai su, datti una mossa. Io non ho voglia di sudare, Neku. Oh, canguro nero. Attenzione, cosa... Ma quelli sono rumori. Rumori neri. Sembrano diversi dalle solite canaglie. Allora che si fa? Dubito che ce la faremo se cerchiamo di scappare. Allora li dobbiamo eliminare. Va bene. Sanno. Sanno di nemici pericolosi. Oh, colpiscilo. Non riesco ad usare. Colpiscilo. Ok, non riesco ad usare il file fendente su Neku. Non così, non è plausibile. Però stiamo livellando, dai. Potenziamento difesa. Bella questa. Tocca un nemico a qualunque distanza, Neku si avvicinerà, però... un affondo veloce. Questa l'ho vista prima. Si evolve sia combattendo sia lasciandola da parte. Questa la voglio in squadra. Ma che diavolo erano? Non ho mai visto rumori neri. Neanche io. Quei bastardi erano tosti, eh? Non so. Non potevamo ferirli se non li attaccavamo insieme. Sicuro? Davvero? Wow, forse questo ragazzo ha davvero un'utilità. Non dirmi che non te ne sei accorto, Neku. Questo non mi ispira molto fiducia, partner. Anche se è solo un moccioso. Ad ogni modo, perché ci hanno attaccato? Già, il nostro patto dovrebbe prevenirlo. Che strano. Ah, quindi quello era un attacco preventivo? Io posso andare di qua? Demone nero. Come butta giocatori? Volete che elimini la barriera? Per prima cosa portatemi uno dog extra lussuoso. E poi parleremo. Ne avete sentito parlare? Li vende in nascosto il Mexican dog sul Col di Spagna. Grazie amigos. Ok. Sì, conosco il tizio, conosco tutto quanto. Abbiamo l'ingrediente piccante. Non abbiamo però purtroppo lo dog. E non possiamo passare se non abbiamo gli abiti. È una situazione astratta. Timpy Slammer. Così questo è Timpy Slammer. Ora devo solo trovare il modo per vincere. Buona fortuna. Ah, qui ci vedono. Almeno qui c'è un graffito dei demoni. Non avrei problemi ad entrare. Il graffito ci rende visibili, vero? Già. Ogni negozio con licenza di vendere ai giocatori ne ha uno.
Non che mi lamenti, ma a che serve permetterci di comprare? I demoni ci vogliono cancellare, no? Perché aiutarci? Ha importanza? Fare shopping è divertente, il gioco così è meglio. Già, perché nel gioco conta solo divertirsi. Se non ti sbrighi non riuscirai a iscriverti, Neku. Ok, ok, ora vado. A fare cosa? Non ho mai giocato a Team P Slammer in vita mia. Spero di avere un talento naturale. Oppure di essere il più fortunato sulla terra. Shiki, conta su di me. Beh, ci siamo. Io non mi ricordo minimamente come si gioca a Team P Slammer. Zero. Spero che sia trascina e non spingi, perché veramente non abbiamo speranze se no così. Beh, buona fortuna allora. Allora, come si gioca questo gioco? Sai giocare a Team P Slammer? Chi? Io? Non scherzare. Non ho nemmeno la minima idea. Meno male che non partecipo, vero? Cosa? Credevo la completassi tu la missione, Neku. Cazzo. Ma che gliel'ho chiesto a fare? Allora, a chi posso chiederlo? Ah! Ma che... Scusa, non guardavo dove andavo. Ehi, ne hai di spille, frate? Sì. Quindi partecipi al torneo. Esatto, e perdere non è contemplato. Per Neku. Perché invece non lo è per te? Quindi, se non vuoi perdere, allora aspetta, punti al primo posto. Cosa? Con quelle spille, sei impazzito. Cosa hanno le mie spille che non va? Ma è tipo, cioè, è la prima volta che giochi. Dimentica il torneo, quelle spille non ti faranno vincere neanche un round. Certo che ne ha di fegato il ragazzo. Quindi tu giochi oggi, eh? Shotodan, chiamatemi Shooter. E sì, sono piuttosto famoso nel giro. Il più abile slamurai, tada, in città. Nessuno può superarmi. Wow, Shooter, devi essere un vero esperto. Hai consigli? Per Neku? Grazie mille, partner. Allora, Neku, come si dice? Per favore? Beh, in effetti mi sembri senza speranze. Ok, frate. Il Team Pin è una battaglia fra anime. Fra anime? Sì, frate. Come se la tua ardente passione sbattesse contro l'avversario tipo SBAM. Sembra divertente. Potresti essere un po' più specifico? Aspetta un minuto. Te lo disegno bello chiaro. Cazzo. Bello. BAM. Ecco, questo è Team P Slammer. Che cazzo, cos'è sta roba? Fa male a guardarlo. Cavoli. Quindi c'è una certa complessità, vero? Il giusto tempismo è fondamentale. Questo è praticamente una mappa per la vittoria, Neku? Cazzo. Neku, non hai ancora capito. Cosa? Hai bisogno di altre spiegazioni? Dai, zio, ok, va bene. Buttiamoci nello slam, è il modo più rapido per imparare. Come? Adesso? E uso le mie spille a caso? Ok. Ah, niente. Ho sbagliato tutto nella mia vita. Dove va? Dove va? Ah, ma allora posso... Ma allora è più semplice. E vaffanculo. È caduto? Ah, dov'hai? Ah, ma aspetta, ma non... Ah, ho capito. Allora, ho capito, è complesso, ma bene o male ho capito ora. Sei in forma, frate. Quindi devo solo buttare fuori dal campo le spille degli altri. Tutto chiaro ora? Vuoi giocare di nuovo? Sì, per favore. Devo capirlo bene. Ma lui è potentissimo, ma che palle. Bastardo, mi ha martellato, ma mi ha martellato lo stronzo. Non è plausibile. No, no, ragazzi, sentite. Va bene tutto. La parte di Team Pin la giochiamo con la Switch. E voi ora vi chiederete giustamente, e come ce la fai vedere? Porca puttana. Guardate che cosa mi devo inventare. Va bene tutto, ma questo è l'unico modo intelligente per giocare a Team Pin Slammer, cazzo. Facciamo schifo comunque. Sapete, l'ho sempre odiato sto minigioco io. Il fatto che sono costretto a doverlo fare me lo fa odiare ancora di più. Poi lui c'ha più spille di me, tutto ciò non vale. Lo odio sto minigioco.
Sei in forma, frate? Vuoi giocare di nuovo? Non vorrei mai giocare a sto minigioco se fosse per me. Basta. Bella lì. Hai imparato piuttosto bene. Ho capito più o meno. Ogni spilla ha le sue statistiche, provane più che puoi. Ma ricorda però che puoi giocare solo con le spille che indossi. Quelle che ho addosso? Quindi non posso giocare se non indosso nessuna spilla. Ma frate, certo che puoi. Puoi farti prestare spille speciali da combattimento. Potresti giocare a Team Pin Slammer anche nudo. Grazie, ma anche no. Wow, è veramente tardi. Ci si vede? Buona fortuna! Le cose si stanno scaldando qui. E ora la prossima battaglia. L'angolo blu tra le grida della folla, l'esordiente Neku Sakuraba. Grazie, grazie. All'angolo rosso il ritorno delle scene. Fa fuori il carry come fosse una spilla. Itaru Yakoyamada. Io disegno e costruisco da solo tutte le modifiche delle mie spille. E vai che si balla. Giocatori ai posti. Pronti, slam. Porca puttana. Lo odio. Lo odio sto minigioco delle balle. Beccati questo, stronzo. Si è ammazzato da solo. Meglio per me, per carità. Sì. Wow, la prima volta che giochi e già hai dun dun dan vinto di brutto. Davvero sorprendente, Neku. Fai vedere quei ragazzi delle medie chi comanda. Grazie per avermi riportato sulla terra. Peccato per il prossimo round, però, eh? Combatterai contro il super campione. Sei spacciato. Super campione? Voglio dire, è fortissimo. Non basterà la fortuna a farti passare il round. La fortuna? Voglio dire, ok, non sono un professionista, ma... forse dovrei lavorare sui miei colpi. Devo assicurarmi di... Beh, io ti aspetto sulle gradinate, Neku. Fai del tuo meglio, partner. Puoi scommetterci. Questo è importante. L'aria elettrica qui nell'Arena Slam. Siamo giunti all'evento principale, all'angolo blu, Neku Sakuraba. Chi ne vuole un po'? Nell'angolo rosso il super campione, la leggenda dello Slamurai. Non mi interessa chi è, devo vincere. Shotodan! Lui? Ehi, bello, non credevo saresti arrivato così avanti. Scusa, ma questo non posso lasciartela vincere, perché devo vincere io. Contro questo ragazzino? Ah. Beh, se è questo che vuole... Assaggia la rabbia della mia Kaiser rossa! Che cacchio è quel coso? Invincibile! Ah! È finita, ho perso. Mi sembravi duro da vincere, frate. Ho dovuto fare sul serio. E in un attimo la partita è finita. Shoto l'ha fatto di nuovo. E il super campione va in finale. Quindi abbiamo perso. Rieccoci qua. Occhio Shibuya, quando faccio sul serio, faccio davvero sul serio. Wow, è ora della finale. Sarai più fortunato la prossima volta, frate. Non ci sarà una prossima volta, Shiki. Mi dispiace, io... Oh, che peccato. Non che sia scioccato. Sei un novellino di Team Pin. Cos'altro potevi fare? Ma non capisci cosa significa. Abbiamo perso, abbiamo fallito la missione. Hai di certo fallito, ma rilassati. Rilassati, come posso? Oh oh, pare che ci siano guai per il nostro campione. Cos'è successo? Sì, cosa? Sembra sia una commozione. Allora andiamo a controllare. Che è svenuto? Oh, il tizio lì! La mia spilla! Non viene fuori! No, Kaiser rossa, no! Sembra che uno strano malfunzionamento costi la gara al super campione! La vittoria va allo sfavorito, Shoto Honjo! Già lo conosciamo! Cavoli, sembra che Shooter abbia perso! E il timer è sparito! Il timer è scomparso! Aspetta, abbiamo completato la missione! Anche il tizio che ha appena vinto è un giocatore! Cosa?
Cioè, ma dove è andato il timer? Missione compiuta, ce l'abbiamo fatta, Nao. Come sono morti sti due? Credevo lo sapessi, Neku. Non importa quale giocatore completa la missione, quindi non c'è motivo di agitarsi tanto. Siamo salvi. Ora andiamo dove cavolo dico io, però. Ah, aspetta! Forse il pezzo che era chiuso adesso, possiamo andarci. Quindi cioè, ma un'altra giornata è finita. Speriamo che anche domani sia facile. Aspetta, amico! Voglio una rivincita. Eh? Dove è andato? Non puoi vincere e poi sparire, non vale. Lascia che siano gli altri giocatori a occuparsi delle missioni. Noi dobbiamo solo fare il minimo per restare in vita, qualsiasi cosa sia necessaria. E se nessuno completa la missione? Se la spilla di quel ragazzino non si fosse rotta prima, sarebbe stata la fine per tutti noi. Certo, sono disposto a fare un minimo sforzo. Non credi davvero che sia stato un incidente, vero? Cosa? Ho preso il prestito le spille del tuo avversario e le ho scambiate con qualcuna delle mie. Chiaramente le mie erano state leggermente ritoccate. Ecco, tieni pure le originali. Incredibile. Non avevi bisogno di vincere. Shooter doveva solo perdere. Sei subdolo. Oh, e dai, non volevi vincere? Non era forse quello il motivo per cui hai partecipato? Ok, va bene. E perché non me l'hai detto? Non credi che sia più divertente con un po' di suspense? No. E comunque avresti sempre potuto vincere. Non volevo ferire i tuoi sentimenti. Tu, piccolo arrogante, ti sembra divertente. Non sono il tuo burattino. Se hai finito, sarebbe il mio turno. Di fare cosa? Devo fare una commissione e tu vieni con me. Ti ho appena detto che non sono... Lo avevi promesso, Neku. Dopo la missione facciamo quello che voglio io. Va bene. Allora torniamo all'incrocio. Possono evolversi le suddette spille? Non può evolversi, ok. Ehi, c'è un altro di questi. Cos'è? Avete intenzione di ignorarmi? Razza di Ectopascal mezzi ciechi! Etto... Ah, non di nuovo! La testa mi martella! Oh, guarda, un demone a randagio. Sembri ancora più arrabbiato del solito. Vuoi giurarci? Quel gioco era zetta monotono! Volete forse annoiarmi a morte? Che ne dite di più brillantezza? Siate più innovativi! Voi binomi senza cervello, siete patetici! Wow, sei rimasto seduto lì a guardare tutta la missione? I Game Master hanno sempre così tanto tempo libero? Il pubblico non commenta, le vostre opinioni sono spazzatura. Crunch, le butto sulla pila. L'avevo capito che non ti piacciono le critiche. Altrimenti perché continuare a fare quelle montagne di rifiuti senza senso? Ogni centimetro delle mie opere è calcolato alla perfezione. Guarda la silhouette perfettamente assottigliata. Come fai a non vedere la bellezza? E ora di un piccolo quiz. Quale probabilità voi avete giocatori di sopravvivere alla settimana? Cavoli, fammi pensare. Zero, come zero il vostro senso estetico. Attenzione a tutti i ritraedi privi di gusto. Se volete vivere mostratemi la vostra ennesima potenza mentre tendo all'infinito. Non che ci sia nulla che possiate fare. Voi frattalli non avete futuro. Civiti! La lezione è finita. Finalmente ha smesso di martellare. Ma che lingua parla quel tizio? Ha un debole per te, vero Neku? Cosa? Come ti è venuto in mente? Ma dai su, il modo in cui ti segue dappertutto? È solo perché sono un giocatore. Non lo vedo però seguire altri giocatori. È vero, ma perché io? O è per causa mia? Cosa? È vero, potrebbe essere legato ai demoni. Se lo è, questo spiegherebbe perché il Game Master ci perseguita. Eppure, sono soltanto ipotesi. È troppo presto per trarre conclusioni definitive. Eccetto una, forse. Dovrei essere pazzo per fidarmi di questo ragazzo. Vista dall'alto? Oh. Ma guarda un po'. Distruggi coloro che chiamavi amici. Questi sono i tuoi ordini. Devo seguire degli ordini. Certamente. Esigiamo una prova della tua fedeltà ai demoni. Va bene, io, non farti venire un coccolone. Sono un demone, lo farò. Ne sono convinto.
Lo giuro. Lo farò. Non sono entrato fra loro per niente. Reapers, Chapter Closed.